Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio farvi assolutamente vedere dei prodotti che ho terminato e parlarvene un po' perché, insomma, ho sempre questa busta ed è a metà e ho tanti prodotti da farvi vedere. Proprio ieri sera, iniziamo subito, ho finito queste salviettine struccanti qui, che sono di Fria. Allora, queste le ho adorate e contengono vitamina E, truccano veramente tanto, sono 25 salviette, non sono tante purtroppo, potrebbero farne di più secondo me in un pacco, per tipo sui 2 euro si pagano, mi sono veramente piaciute tanto, struccano anche il waterproof, mi struccano anche il mascara Better Than Sex, quello waterproof, che non riesco a togliere neanche con lo struccante di Sephora all'olio di cocco. E queste qua io ve le consiglio, provatele, poi non è detto che su di voi facciano lo stesso effetto, ma insomma, provatele. Voglio farvi vedere le mie unghie, sono molto fiera delle mie unghie, le ho fatte ieri l'altro, sapete che faccio io la ricostruzione, e mi piacciono veramente tanto, ho fatto per la prima volta questa forma mandorla, non tanta punta, e sono veramente fiera di me stessa. Che ho finito ieri è questo qua, che è il Solid Cleanser, il sapone per pulire la Beauty Blender, i pennelli. Come vedete l'ho svuotato, non c'è assolutamente più niente. C'era l'acqua, brava Giulia, e brava Giulia. Ho finito questo saponcino qua, mi è piaciuto veramente veramente tanto, era molto leggero sui pennelli, molto molto... Allora, io non ve lo consiglio, nel senso che è un sapone che costa sui 6 euro, 6-7 euro, finisce, che è una meraviglia, perché comunque usandolo e pulendo i pennelli finisce, c'è anche uno spreco perché il sapone si spreca. Io vi consiglio un sapone neutro per i pennelli o uno spray, anche solo quello di Kiko, per lavare i pennelli a secco, piuttosto che comprare un sapone così. Se volete provarlo, è un buon sapone questo, però secondo me fate altre cose a meno e io ve le consiglio. Ho finito anche questa maschera per le labbra, è un trattamento levigante contorno a labbra di HQ Swish Made. Questo qua, che io ho anche aperto qua sotto per finirlo del tutto, come vedete c'è la plastichina. E mi è piaciuto tanto perché rinvigoriva le labbra, le faceva veramente molto molto lisce. Io ve la consiglio questa maschera, dura un sacco. La cosa che posso consigliarvi, che posso consigliare all'azienda, è questo beccuccio qua che non mi piace assolutamente niente, perché appunto ho dovuto aprire la confezione dopo, perché mi ero rotta di dover tirare fuori il prodotto da qui, che veniva fuori pochissimo e non mi piaceva. Ho finito, ahimè, e tra l'altro vi dirò quali prodotti voglio andare a ricomprare, ovviamente, che metto nella busta, e questo è uno di quelli. Questo era uno smaltino di Kiko che ho assolutamente finito. Era lo smaltino praticamente latte menta numero 389, non so se si legge qui. Fidatevi di me, comunque. Non si apre neanche più perché l'ho veramente usato tantissimo. È un colore che non ho più trovato perché hanno comprato uno della nuova collezione di Kiko. Come sapete questi non ci sono più in commercio, ma non c'è, quindi voglio andare proprio con questa boccetta allo store di Kiko a trovare la stessa colorazione. Ho finito e comprato in full size questo profumo qua, Flower by Kenzo Eau de Parfum. Questo qui, questo era un campioncino che ho usato tantissimo perché mi piaceva un sacco, ho comprato la full size, adoro, è una profumazione floreale che a me piace tantissimo, l'ho comprato e lo uso. Ho utilizzato anche questa maschera di Sephora che mi è piaciuta un sacco, e questa qua era il tè verde, mi ha idratato la pelle che è una meraviglia. Non andrò a ricomprarla perché comunque le maschere di Sephora bene o male le ricomprerò sempre, so, le conosco, me le ricordo e non c'è bisogno come promemoria, voglio provarne di altre. Avevo provato anche quella all'avocado e mi è piaciuto un sacco. L'unica cosa è che costicchiano un po', perché costano 3,50, 3,99, non mi ricordo quanto. E costicchiano un po', e infatti sto cercando sempre altre maschere. Una volta ogni tanto si può acquistare la coccola per il viso, però io vi consiglio altre marche, tipo Tony Moly, non da Sephora, comprateli tipo su Amazon, che ci sono tanti sconti. Insomma, io vi consiglio anche magari le maschere tipo così, che sono molto grandi, vi durano un sacco, piuttosto che una sfusa così che non vi dura niente. Ho terminato finalmente, perché non ce la facevo più, questo vasetto che era una candela alla vaniglia, ma io non ve la consiglio assolutamente perché non sa da niente. Questa si chiama Candela Profumata Fluxia Add Trend Soft Vaniglia.
ma non sa assolutamente di nulla, cioè sapeva quasi di cera, era quasi stomachevole. L'ho finita perché sapete che odio lo spreco, ma ha tirato la confezione perché era molto carina, tipo vasetto di marmellata, ma non sa assolutamente di nulla, quindi no, non la prendete. Ne avevo una anche alla rosa, che è qua era alla rosa, acqua di rose, che già a me non piace molto l'acqua di rose. L'ha presa mia mamma questa profumava di più, però veramente lievissimo, cioè comprate le Yankee Candle ragazze se volete delle candele. Ho finito finalmente questo Kiko Night Balm, che è stato il mio alleato tutte le notti, l'ho veramente terminato assolutamente. Dico finalmente perché è un prodotto che dura un sacco, io sapete che dopo un po' ad usare lo stesso prodotto voglio finirlo, ma allo stesso tempo voglio provarne degli altri, ma allo stesso tempo mi dà fastidio lo spreco, quindi cerco di concentrarmi sullo stesso, ma mi annoio dopo un po' ad usare lo stesso prodotto, quindi finalmente l'ho finito. Non andrò a ricomprarlo perché ho 300 altri balsami labbra, mi piacerebbe provarne altri 300, comprarne altri 300. Mi sono trovata benino perché comunque diciamo che andava a volte. Nel senso, c'era una notte che lo mettevo e la mattina dopo avevo le labbra idratatissime, senza pellicine. Avevo la volta che invece non faceva assolutamente niente, anzi forse faceva un effetto peel-off di pelle della pelle morta. E veniva via, mi faceva delle gran pellicine. Allora, lo utilizzavo anche quando avevo i raffreddori, lo mettevo anche qui dal naso. Dal naso non mi ha dato mai problemi, me lo tenevo straidratato. Le labbra mi ha dato un... Era un amore odio, diciamo. Quindi, se volete provarlo, provatelo. Io adesso sto finendo anche lo scrub in dotazione con questo, che anche quello avrò qualcosa da dire quando lo finirò. Ma insomma, se volete provarlo, provatelo, perché comunque il prodotto non è cattivo in sé. Non mi ricordo quanto costa, penso sui 4-5 euro, io piuttosto. Vi dico, andate da Lush, comprate uno di quelli di Lush che wow. Ho utilizzato questo campione qua, che alla fine era una mini size di Pantene. Era la protezione giovinezza 7, il balsamo. Si chiama protezione giovinezza 7 perché ha 7 principi, 7 proprietà dei capelli giovani. Praticamente li rinvigorisce, li lucida, li lisci, li rende morbidi, profuma un sacco. Questo avrò fatto 3 applicazioni con questo mini size qua e mi è piaciuto veramente un sacco. Non l'andrò a comprare perché è stessa roba per i balsami labbra. Le creme idratanti, gli shampoo, io li mangio, veramente, mi piacciono un sacco, ne ho tantissimi da utilizzare, ne ho tantissimi che voglio provare. Questo mi è piaciuto, ma non mi ha fatto dire wow, quindi non andrò a comprarlo. Però io ve lo consiglio perché è comunque un prodotto buono. Ho finito una cosa che ho pianto per 3 giorni. Alien, questa è la confezione da non so quante ml, 30 ml, la più piccola. So che Alien si può, c'è un modo per ricaricarlo alle profumerie. Ditemi se voi lo sapete perché io sono all'oscuro di tutto questo. Diciamo che ho visto alla Coin a Bologna questo stand con Alien che c'era scritto ricarica. Quindi tu non compri praticamente la boccetta e ti ricaricano all'interno il profumo. Voi sapete qualcosa c'è nelle vostre città? L'avete provato? Mi sapete dire più o meno il prezzo? Perché sono veramente interessata a questo, visto che ne ho dovuto comprare un altro, ho speso altri 80 euro per una boccetta ed Alien è il mio profumo della vita, ma qui dentro non ce n'è assolutamente più. Quindi, se posso risparmiare dei soldini, voi scrivetemi un commentino qua sotto perché mi interessa veramente molto saperlo anche a mia mamma per risparmiare. Comunque, niente, profumo della vita, profumo che non piace, che piace. Ho notato che piace a tutti se lo sentono da un altro. Se lo sentono addosso, a molti non piace perché lo sentono troppo pesante, lo sentono troppo forte, lo sentono troppo spesso. Quindi dipende anche lì dalla persona a persona. È un profumo che secondo me autunno-inverno ci sta benissimo. Io lo utilizzo sempre. Però profumo inverno secondo me è proprio quella fragranza forte che ti rinfresca le giornate, che ti fa sentire a casa. È buonissimo. Io non saprei neanche descriverla come profumazione. Perché non puoi dire è floreale. È una fragranza strong. Che fa l'effetto di 1 million, è diversissima da 1 million, però anche 1 million, come lo descrivete? Una fragranza forte, inebriante, che ti avvolge, ma non puoi dire che sa di un qualcosa di specifico, quindi non lo so come descrivervelo, però se andate in una profumeria, annusatelo perché è buonissimo veramente. Ho finito anche quella cosa che vi parlavo prima quando vi stavo dicendo del sapone per pennelli, il brush cleanser di Kiko. Io ve lo consiglio tantissimo perché mi è durato un'eternità, ha fatto sempre il suo lavoro, l'ho pagato sui 3-4 euro e è veramente veramente molto molto utile, perché se non avete il tempo di stare lì col sapone, non avete il sapone, avete finito il sapone, non avete la voglia, non avete il tempo che il pannello si asciuga, voi fate 3 spruzzate con questo su qualsiasi pennello, anche per quelli per le unghie, per dire, e ve lo pulisce che è una meraviglia, non rimane bagnato, potete subito utilizzarlo,
o lasciarlo comunque lì 2 minutini neanche. E è veramente comodo, quindi io ve lo consiglio. Questi sono 50 ml di prodotto e ne vale veramente la pena. Questo tra l'altro lo metto in cosa da ricomprare perché mi è piaciuto veramente veramente tanto. Ho terminato un burro cacao, vedete che comunque queste cose le mangio. Questo era talmente vecchio che non ci sono neanche più le scritte, però so che è di Bottega Verde ed era quello all'olio d'oliva. Come vedete io li scavo anche questi prodotti, io tutti i prodotti li scavo perché non voglio assolutamente spreco, non voglio assolutamente sprecare niente. E questo mi è piaciuto veramente tanto. L'unica cosa, io questo lo utilizzavo come night balm, quindi da mettere prima di andare a letto, perché durante la giornata non è che non facesse il suo lavoro, ma semplicemente lo trovavo scomodo. Nel senso che, a parte che era già gli sgoccioli, quindi dovevo andarla a prelevare con l'unghia. Ma è proprio, essendo all'olio d'oliva, faceva proprio tutta la patina unta, che se anche ne lavate pochissimo tendeva a fuoriuscire. Quindi io l'ho utilizzato per sera in modo che se anche fuoriusciva mi idratava anzi di più. Sono a letto, non mi vede nessuno, non sembro un pagliaccio con il lucido fuori dalle labbra. E quindi lo utilizzavo soprattutto di sera, ma mi è piaciuto veramente tanto. Non andrò a ricomprarlo sempre per lo stesso motivo che ne ho altri 300 e voglio provarne sempre di nuovi. Però io a voi lo consiglio veramente tanto, perché comunque non so quanto costino i burro cacao da Bottega Verde. Sono tutti con un inci fantastico, appunto Bottega Verde. Ma comunque per me non costa più di 6 euro. Cioè per me viene a costare 4,50 euro. Provate anche su Amazon a cercarli. Ho finito della stessa linea due bagnoschiuma da 50 ml l'uno. Questo sono il Nature e Arom. Sono di Rudy. Questo era i fiori d'arancio e questo invece era l'ibisco. Allora, questo qua, i fiori d'arancio, l'ho adorato. Mi piaceva veramente tanto la fragranza. E io ve lo consiglio, c'è anche in full size, a me era stato regalato a mia mamma per Natale e li stiamo usando pian piano perché durano veramente tanto, fanno un sacco di schiuma, sono concentratissimi e questo qua mi è piaciuto tantissimo. Mentre questo qua, l'ibisco, diciamo che è una fragranza che io le fragranze floreali non le amo tantissimo di mio. A mia mamma piaceva di più e non gli piaceva di meno quello all'arancio, invece a mia mamma piaceva di più questo. L'ho utilizzato, era buono, però era veramente molto forte questo odore di fiori, e questo qua all'arancio invece è buonissimo secondo me, mi lasciava, poi rimanevano i profumi, quindi anche per questo vi dico che adoravo di più questo che questo. Però io ve li consiglio se li trovate in full size, perché sono anche molto economici. Ho guardato i prezzi in full size e mi sembravano tipo sui 3 euro. Il lip balm della vita, che voglio assolutamente ricomprare anche se ne voglio provare di 300 nuovi, è questo della Blistex, il Daily Conditioner, che se voi sapete dove si acquista, per favore ditemelo, perché io ho provato in Tigotà, ho provato in acqua e sapone, ho provato alla Coppa, ai supermercati, non lo trovo e sono disperata. Perché questa è la menta, questo faceva delle labbra che ciao. Questo l'avevo trovato su un giornale, ma non so se rifaranno mai quell'uscita. E io lo voglio con tutta me stessa. Questo fa delle labbra wow. Questo non avete mai problemi di pellicine. Questo anzi forse fa anche un po' effetto plumping, ovvero avendo la menta all'interno. Buonissimo. Se lo trovate ditemi dove e provatelo, vi prego, fatelo per me. Questa qua è la confezione di quelle fiale che vi ho già parlato. Vi rimando al video dei prodotti finiti dove ne parlo. Sono 6 fiale di Adorn. Sono fiale olio a caldo da usare sotto la doccia, sotto l'acqua bollente, scaldarle ed utilizzarle praticamente al posto del balsamo. Fanno dei capelli che wow, ma non mi soffermo tanto su queste. Vi rimando direttamente al video se vi interessa. Ho finito, povera me, ma ho già ricomprato perché sono furba, a 4 euro tra l'altro perché c'era un'offerta da acqua e sapone. La Stay Matte, la cipria di Rimmel, questa qua famosissima. Questa io ricompro sempre la 001 Transparent perché è quella con cui mi trovo meglio. E niente, buonissima, opacizza, tiene tutto il giorno, è comunque economica perché costerebbe sui 6 euro, io l'ho pagata tipo 4, 3,50 euro quando era in sconto, quindi ho fatto scorta. E niente, la adoro, provatela perché ne vale la pena. Non la metto da ricomprare perché ce l'ho già, metterò da ricomprare quando finirò l'altra. Ho finito di Astra il mio gel per sopracciglia, che non è più in commercio purtroppo, ma l'ho sostituito a gran lunga con quello di Anastasia Beverly Hills, quindi sto già bene. Questa era la colorazione brunette di Astra, non ve ne parlo più di tanto perché non è più reperibile purtroppo. Mi sono trovata bene, anche se verso la fine del prodotto
tendeva un po' a lucidare le sopracciglia, nel senso che non rimaneva matte come sono adesso con le mie, che non viene via neanche a piangere in greco il prodotto che c'ha. E queste qua invece si lucidavano abbastanza, dovevo passarci la cipria sia prima di mettere il prodotto sia dopo averlo messo per fissarle. Non mi piaceva più di tanto, non vedevo l'ora di finirlo. Altro burro cacao che ho finito di Bottega Verde è questo, sempre scavatissimo. Ed era l'olio di mandorla e anche questo buonissimo. Non mi piaceva tanto la profumazione perché sapeva un po' di arancio, tipo, quindi faceva quell'effetto di rancido del prodotto, ma in verità guardate che l'ho anche smontato, cioè mi si è proprio rotto perché questo lo tenevo in borsetta. Questo lo tenevo in borsetta a scuola per idratare le labbra se non avevo niente sulle labbra o prima di rimettermi quello che avevo, cioè la tinta o il rossetto. Niente, i burro cacao a me di Bottega Verde piacciono molto, io ve li consiglio, provateli. Ci Grazie. sono due rossettini che ho finito, uno era di Avon e si chiama Frozen Rose, e questo era un campioncino, mi è piaciuto tanto, provateli i rossettini di Avon, e anche questo era uno vecchio di Avon che si chiamava Pink Pearl, che era molto carino, non li compro in full size perché ho tantissimi rossetti, però insomma, ve li consiglio quelli di Avon perché sono stracarini. Questo invece era un concealer che ho finito in polvere e che era di questa marca che si chiama Crema Minerals Luxe, che ho fatto una collaborazione con loro, vi ringrazio tantissimo la casa. Sono dei prodotti veramente molto molto buoni. Devo ancora provare gli ombretti, la cipria, gli altri concealer che ho, ma questo concealer qui mi è piaciuto un sacco. Vi rimando al loro sito e vi rimando al video che ho fatto in collaborazione con loro. Ho finito, ahimè, la mia matita preferita di Pupa, che guardate come l'ho conciata, poverina. È veramente da buttare, ma mi è piaciuto un sacco, un nero intensissimo che teneva tutto il giorno. Adesso ne sto finendo un'altra di Astra perché voglio smaltire i prodotti, ma veramente le matitine nere di Pupa ve la consiglio, e questo è il colore nero. Ho finito anche questo campioncino che mi aveva spedito Sephora, il numero 22 del loro fondotinta, che si chiama Fondant Perfection, 10 ore, ed è questo praticamente. Questo qui, io l'ho finito, è nella tonalità 22 Clear Light ed era proprio la mia tonalità di pelle che ho io la full size di fondotinta che ahimè sto finendo. Questo fondotinta mi piace veramente tanto, ce l'ho su anche oggi e ha un prezzo di 18 euro, 16 euro, una cosa del genere. Rivale tutti veramente, un fondotinta che non ricomprerò subito ma terrò da parte per quando non so che fondotinta prendere. Mi ricordo così che con quello mi sono trovata molto bene. Bene ragazzi, io spero di avervi tenuto compagnia come al solito. Se vi piace questa tipologia di video, lasciatemi un pollice in su in modo che io capisca. Fatemi sapere appunto per Alien qui sotto nei commenti perché ci tengo davvero tanto. Fatemi sapere se avete qualche prodotto anche voi da consigliarmi o qualche prodotto che vorreste vedere recensito, qualche video che vorreste vedere nel canale. Io sapete che i vostri commenti li leggo sempre, sempre, sempre. Vi mando un grande bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!